Si è insediato nella sede del partito regionale a Lamezia Terme il nuovo commissario del PD calabrese Stefano Graziano. Graziano, già parlamentare e attualmente consigliere regionale in Campania, ha avviato i primi confronti con i dirigenti locali, a partire dai segretari provinciali del PD di Catanzaro Gianluca Cuda, di Cosenza Luigi Guglielmelli, di Crotone Gino Murgi, di Vibo Valentia Enzo Insardà e il commissario della Federazione di Reggio Calabria Giovanni Puccio. Incontro anche tra il commissario del PD calabrese e i consiglieri regionali. Parlando con i giornalisti a margine del suo arrivo in Calabria, Graziano ha riferito di aver già incontrato a Roma i tre parlamentari Democrat eletti in Calabria. Graziano è stato nominato la scorsa settimana dalla PD nazionale commissario del PD calabrese con la motivazione dei ritardi nello svolgimento delle procedure per il congresso regionale. Il Partito Nazionale ha semplicemente fatto il commissario perché non si è fatto il congresso regionale, non è perché si, come dire, ha scelto in modo, come dire, arbitrario. C'era un impegno a fare il congresso non è stato fatto, le altre regioni lo hanno fatto e ha scelto di commissariare, perché è ovvio che se non si rispetta, diciamo, una regola bisogna procedere, diciamo, in una logica di sussidiarietà, direi, cioè bisogna che qualcuno prenda in mano e faccia in modo che il partito crei le condizioni normali di svolgimento, punto. Né più né meno, non drammatizzerei né realizzerei, diciamo, condizioni enfatiche. Semplicemente c'era da fare il congresso regionale, non è stato fatto, si è commissariato, punto. Avviamo un percorso politico allargando la partecipazione per le primarie del 3 marzo e questo è il primo obiettivo che abbiamo, perché il PD è un partito fondato principalmente sulla partecipazione democratica. Lo ha affermato il commissario del PD calabrese Stefano Graziano parlando con i giornalisti nella sede regionale del partito a Lamezia Terme. Quello della candidatura alla presidenza della regione non è un tema all'ordine del giorno di oggi, ha aggiunto Stefano Graziano. Questo non è un tema dell'ordine del giorno di oggi. Oggi iniziamo un percorso che riguarda, come ripeto, la vicenda delle primarie nazionali. L'obiettivo è allargare la partecipazione alle primarie, perché il PD è un partito fondato principalmente sulla partecipazione democratica. Dopo il 3 marzo faremo il percorso successivo, punto. Lunedì mattina i lavoratori del porto di Gioia Tauro torneranno ad incrociare le braccia. Lo faranno davanti ai cancelli dell'hub portuale ed accanto a loro ci saranno i vertici regionali della Will Trasporti e della Will Calabria. E quanto si afferma in un comunicato della Will Calabrese: arriviamo a questa mobilitazione, affermano Santo Biondo, segretario generale Will Calabria, e Giuseppe Rizzo, segretario generale Will Trasporti Calabria, perché di fatto, dopo l'accordo del giugno del 2017 che portava al licenziamento di 377 lavoratori, venivano meno le corrette relazioni industriali e sindacali con l'azienda. Dopo una serie di richieste fatte dalla Will Trasporti al management aziendale di MCT riguardanti il piano industriale, gli investimenti e in generale il futuro dello scalo, ancora oggi non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Continua ad andare ogni ragionevole aspettativa la situazione di noi precari di SACAL, con alle spalle un decennio di contratti a tempo determinato. È stata consolidata la situazione di limbo che è stata raggiunta in occasione delle festività natalizie e non vi sono tracce di miglioramento alcuno. Tutto è dominato dall'incertezza assoluta, così scrivono in una nota i lavoratori. Assistiamo ora, spiegano, alla separazione delle sigle sindacali, le quali a coppie stanno seguendo due vie distinte di gestione della situazione, una via che vede la ricerca di nuove trattative con l'azienda SACAL GT, CGIL CISL e l'altra che mantiene una linea dura di rottura delle relazioni industriali UGL UIL. Nel mezzo, interi gruppi di lavoratori in attesa di risposte chiare che tardano ad arrivare, mentre un sindacato non firmatario della CCNL porta avanti una serie di azioni volte a sensibilizzare i dirigenti sulla situazione di stallo attuale.
Se non paghi 50.000 euro sei morto, ti bruci il ristorante, i figli e tutti i tuoi. Quattro diverse lettere con messaggi simili sono state recapitate nelle scorse settimane ai familiari dallo chef Giuseppe Trimboli, socio di Goel Bio e proprietario del ristorante La Collinetta a Martone. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine, a renderlo noto è lo stesso gruppo cooperativo Goel. Questo ennesimo attacco da parte di vermi che vogliono affamare la nostra terra non ferma l'impegno di tutti noi calabresi desiderosi di cambiamento e di giustizia. La mia vicinanza a Goel e Trimboli è netta, avendo conosciuto in passato questa meritevole realtà della Locride. Così Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia. Possono essere solo parassiti violenti quelli che minacciano i calabresi onesti e che lavorano. Lo Stato è presente, ma soprattutto lo Stato non lascerà solo chi si guadagna il pane con il sudore della fronte, ha concluso Morra. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha danneggiato un mezzo compattatore per la raccolta dei rifiuti del comune di Cutro. Le fiamme sono state spente da due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che sono intervenuti con due automezzi. Gli operatori hanno prima spento l'incendio che ha coinvolto la cabina dell'autocarro e successivamente, dopo aver effettuato un foro sul tetto dell'automezzo, hanno agito per estinguere le fiamme che hanno interessato i rifiuti contenuti all'interno del compattatore. Sono aumentate del 3,9% nel 2018 le vendite in Calabria di auto usate. Lo rileva il Centro Studi Autoscout 24 su elaborazione di dati dell'ACI. Prosegue il trend positivo del mercato delle auto di seconda mano nella regione dopo il più 4,41% del 2017. Al primo posto in assoluto, secondo quanto emerso dalla elaborazione, c'è il diesel, 69% delle richieste totali, mentre le auto green, nonostante stiano registrando un interesse crescente, al momento rappresentano ancora una quota limitata. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato calabrese è pari a 10.380 euro, meno della media nazionale, mentre l'età media delle auto in vendita è di 9 anni. I passaggi di proprietà aumentano in tutte le province calabresi, prima e Cosenza con 35.571 atti. Importante convegno regionale, al centro parliamo di lavoro. Proprio ieri in Consiglio dei Ministri è stato approvato il decreto legge che farà per partire proprio delle misure tra le più importanti in materia di lavoro. I consulenti del lavoro oggi, in occasione del quarantennale dalla legge 12 del 79 che regolamenta per l'appunto la professione, ospitano il presidente nazionale Marina Calderone, il presidente della Fondazione Studi, e parleremo appunto di lavoro. Parleremo di lavoro dopo una settimana da un analogo evento nazionale che ha visto partecipare anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Quindi oggi così approfondiremo per l'appunto le più importanti novità in materia di lavoro con i consulenti del lavoro che poi sono l'unica professione, la professione specializzata proprio su questi temi, i temi del lavoro. Come sapete, giorno 11 gennaio abbiamo festeggiato i nostri 40 anni della categoria, dell'istituzione della legge istitutiva, la legge 12 del 79. E proprio in quella giornata il Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, ci annunciava che la nostra categoria aveva ottenuto un grande successo, oltre ai tanti che già abbiamo ottenuto, quello di curatore fallimentare. Quindi i consulenti del lavoro possono curare anche il fallimento. E questa è una delle tante attività che e successi che abbiamo ottenuto. E naturalmente lo dobbiamo tutto al nostro presidente nazionale Marina Calderone e al nostro presidente di Fondazione Studi Rosario De Luca. E naturalmente dobbiamo, oltre a queste risorse, queste attività che abbiamo raggiunto, è utile pensare al futuro. Pensare al futuro soprattutto nelle politiche attive e nell'ASECO, in tutte quelle attività che noi abbiamo le riserve e quindi le dobbiamo sfruttare. Per cui
un ordine nuovo, giovane, ma che negli ultimi 10-15 anni ha veramente fatto passi da gigante e sicuramente nel futuro continueremo con questa strada. Mancano pochissime ore all'anticipo di venerdì sera tra Foggia e Crotone, gara importantissima per gli squali che sono davvero d'un bivio e non possono più fallire. Obiettivo dei rossoneri invece è quello di vincere per affossare proprio il Crotone sul fondo. Gara particolare per Giovanni Stroppa, ex calciatore ed ex timoniere dei pugliesi. Al termine della seduta di rifinitura svolta nel centro sportivo, mister Stroppa ha diramato la lista dei convocati per l'anticipo della seconda giornata allo Zaccheria di Foggia. Tra i convocati ci sono anche i nuovi Nicolas Spolli, Zinedine Mashash proveniente dalla Carpi con la modalità del prestito, mentre agli emiliani è andato il classe 97 Giovanni Crociata. A Foggia ci sarà anche Tomislav Gomelt, ultimo acquisto in ordine di tempo degli squali pitagorici. Il calciatore arriva dalla Dinamo Bucarest e si è legato al Crotone fino a giugno 2021. Nato a Sisak in Croazia il 7 gennaio 95, Gomelt ha militato nel settore giovanile del Tottenham e vanta anche un'esperienza in Italia con la maglia del Bari. È un centrocampista dotato di grande visione di gioco, a cui abbina anche un ottimo piede e una grande intelligenza tattica. Sono trovato benissimo, tutta la squadra buonissima, giocatori ottimi, tutto perfetto, allenatore, staff, benissimo, mi piace molto, sono contento. Sì, certo, sono giocato qui a Serie A B, non tanto, è stato due anni a Bari. Sì, ultimo club è Dinamo Bucarest. Ho fatto ritiro con loro adesso 10 giorni, ho giocato 2 partite, sono sentito bene. Sì, è fermato per 3 settimane, però ho fatto ritiro adesso 10 giorni e facciamo qui buoni allenamenti e credo che sono bene. Sì, non sono centrocampista classico, mai basso. Gioco con sinistra, caratteristiche, tecnica e visione, sì. Sì. Mancato, l'ho visto 3-4 partite, mancato un po' di fortuna pure, però giochiamo bene, lavoriamo con giusta strada così. Dopo tutto viene in favore nostro. Sì, un grande saluto a tutti i tifosi da Rosso Blu e Forza Squali, sempre Forza Squali. In un Luigi Razza aggremito è andato in scena mercoledì sera il derby calabrese valevole per la 22esima giornata, la terza di ritorno. Nulla di fatto tra Vibonese e Catanzaro in una sfida noiosa, prevedibile ed assai povera di emozioni. Poche, pochissime le conclusioni in porta, rarissimi sussulti, non poteva che finire con il risultato ad occhiali. Ci hanno provato, ma in maniera poco convinta, da una parte Fischenhaler, dall'altra Taurino. L'occasione più pericolosa della Vibonese è stata disinnescata da una grande parata di Furlan. Per il Catanzaro rete annullata a Daniele Celiento per fuorigioco. Pareggio per 0-0, risultato giusto per ciò che si è visto, anzi non si è visto in campo. Ed anche il commento nel post-gara dei due tecnici Orlandi e Dauteri va in questa direzione, ascoltiamoli. Sì, è vero, però è anche vero che i calciatori che giocano lì davanti hanno questa caratteristica, quindi un po' ti danno sotto il profilo del palleggio, che magari ti va bene nella metà campo fino alla tre quarti, e bisognerebbe essere non con questa caratteristica ma magari con quella dello stoccatore negli ultimi 20 metri, negli ultimi 16 metri. Però voglio dire, sono contento di questo gruppo qui che sta crescendo, quindi sotto questo aspetto almeno le note sono sicuramente positive. Passi indietro no, certamente, perché abbiamo giocato una partita molto buona. Poi sapevamo che non era facile, perché la Vibonese, soprattutto in casa, è una squadra consistente, solida, di qualità. Ha battuto parecchie squadre, ha fatto soffrire tante squadre. Passi indietro no, anche perché il pareggio noi lo abbiamo imposto, non abbiamo né ottenuto speculando, né ottenuto soffrendo, né ottenuto. Sarà una partita aperta, forse
qualcosina in più l'abbiamo creata noi, però voglio dire, a questo punto lo accettiamo perché per i motivi che ho detto prima, ma soprattutto perché è figlio di una buona partita, di una buona prestazione, anche se poi man mano le condizioni del campo peggioravano e per i giocatori non era facile stare in piedi. Però sostanzialmente il mio giudizio è che è un pareggio che abbiamo imposto, ci abbiamo provato a vincere sempre fino alla fine, questo rientra nella nostra mentalità. Per cui, viste tutte queste considerazioni, lo accettiamo. Tante emozioni invece al Granillo di Reggio Calabria tra Regina e Viterbese, prima gara interna ufficiale per la nuova società Gallo. La Regina sostenuta da un pubblico tornato travolgente, una furia. Tiziano Tulissi apre le marcature al minuto 14, il suo colpo di testa sbatte sul palo, ma secondo il direttore di gara la palla ha oltrepassato la linea di porta 1-0. Abdou Doumbia raddoppia al 28esimo concludendo una triangolazione veloce. Viterbese tramortita ma in avvio di ripresa la forza di riaprire la sfida con Mignanelli che si imbuca nella difesa Amaranto e Fred Alessandro Confente con un destro imparabile. La Regina sa soffrire e nel finale piazza il colpo del KO, lo mette a segno Edoardo Tassi che sigla il 3-1 e lancia un avviso ai naviganti, ci sarà anche lui per una maglia da titolare nonostante gli arrivi di tanti nuovi assi come Doumbia, Strambelli e Baclè. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Cevoli e testa immediatamente al Monopoli. Gli equilibri non passano solo dal sacrificio di un giocatore, gli equilibri si trovano sacrificandosi tutti insieme ed è quello che ho sempre detto da quando sono arrivati questi ragazzi nuovi. Sono ragazzi che devono capire che dobbiamo passare attraverso il sacrificio. I primi sei mesi abbiamo fatto molto di questo, abbiamo costruito uno zoccolo duro fatto su nelle difficoltà ci siamo uniti molto. Adesso abbiamo più qualità, però non dobbiamo dimenticare quello che ci ha portato fino a qua. Se i giocatori che sono arrivati lo capiscono e, come mi sembra in questi pochi giorni che sono qua, l'hanno capito, noi ci possiamo togliere delle soddisfazioni a prescindere da chi gioca. È chiaro che devono essere bravi questi ragazzi e capire che tutti insieme non possono giocare, perché io più di 11 alla volta non posso. E quindi devono sapere che sono molto importanti anche a partita in corso, e anche oggi l'hanno dimostrato. Certamente sì, giocare in uno stadio così, noi siamo stati bravi a fare un primo tempo intenso, di grande voglia, e siamo riusciti a trascinare un po' il pubblico e poi alla fine ci hanno trascinato loro alla conquista della vittoria, e credo che se siamo questi, intendo sia la squadra che i tifosi, ci possiamo togliere delle soddisfazioni insieme. Ma guardate la classifica? No, ancora no. Il Monopoli fa festa a Lorenzona di Rende contro i biancorossi di Modesto in caduta libera da diverse settimane. Doppietta del nuovo arrivato in biancoverde Salvemini all'ottavo e al 22esimo. Peter Zivkov, neo biancorosso da pochi giorni, accorcia al 46esimo. Francesco Vivacqua, fresco di premio di RTC Sport, sigla il pari al minuto 52. Ma il Rende si distrae ancora e consente ai pugliesi di sorpassare nuovamente. Zampa al 66esimo trova il pertugio giusto e Magni al 78esimo arrotonda il punteggio per il 4-2 finale. Per il Rende notte fonda, mentre il Monopoli rafforza le ambizioni playoff. Fa il 4-2 per il Monopoli e segna il suo ottavo gol in campionato dopo pochissimi minuti.